Nel silenzio dorato di Buckingham Palace, è stata presa una decisione pesante sui prossimi impegni di Re Carlo. Ecco tutti i dettagli. Buckingham Palace ha recentemente annunciato un adattamento nei prossimi programmi di viaggio di Carlo e Camilla d'Inghilterra, a seguito delle raccomandazioni dei medici che stanno monitorando le condizioni di salute del re. Sebbene desideri a tutti i costi continuare a curare i suoi interessi e prendere parte agli impegni ufficiali, il monarca stavolta si è dovuto arrendere alla realtà. La salute viene prima di tutto, recita un vecchio adagio, e Re Carlo ha dovuto accettare un difficile compromesso in questo periodo di trattamenti antitumorali. Una scelta, la sua, che riflette il necessario equilibrio tra doveri pubblici e la necessità di prendersi cura della propria salute. Ecco il retroscena. Passo indietro per Re Carlo. Il sovrano è stato costretto a farlo. Sua Maestà è stato costretto a prendere l'amara decisione di limitare il tour ufficiale in programma il prossimo ottobre, depennando la tappa in Nuova Zelanda. La visita sarà dunque concentrata su Australia e Samoa, per motivi di tempo e logistica, come raccomandato dai suoi medici. La coppia reale inizierà il tour nel territorio della capitale australiana e nel Nuovo Galles del Sud. Successivamente, celebrerà la forte relazione bilaterale con Samoa e parteciperà alla riunione dei capi di governo del Commonwealth che si terrà in quella cornice. Buckingham Palace ha dichiarato che, in stretta consultazione con i primi ministri di Australia e Nuova Zelanda, e tenendo conto delle pressioni di tempo e logistica, è stato deciso di limitare la visita a Samoa e Australia. Ulteriori dettagli sulla visita nei due paesi saranno annunciati a breve. Il re, 75 anni, è tornato agli impegni pubblici ufficiali all'inizio di quest'anno, pur continuando a ricevere i trattamenti per una forma di cancro i cui particolari non sono stati resi noti. Nei mesi scorsi, Carlo ha rivelato lo shock provato al momento della diagnosi, riconoscendo che è sempre un po' traumatico. Durante una visita ad un centro specializzato nella cura dei tumori, accompagnato da sua moglie Camilla, il monarca si è intrattenuto anche con alcuni pazienti nelle sue stesse condizioni. Quando gli è stato chiesto della sua battaglia contro la malattia, Sua Maestà ha cercato di mostrarsi positivo e ottimista nonostante le difficoltà che è facile immaginare. Andiamo avanti,